Il ciclo di concerti Arcipelago nasce da un'idea delle dimore del quartetto in collaborazione con Fondazione Stauffer e Gioventù Musicale Italiana. Da un lato abbiamo un quartetto che dona musica e dall'altro abbiamo una dimora che dona ospitalità. La Fondazione Cini è una dimora del quartetto. Questa rete che noi abbiamo creato con 11 società per concerti in Italia ci dà la possibilità di offrire anche concerti pagati a quartetti e trii che arrivano da tutto il mondo. La dimora si riempie di contenuti culturali di altissimo livello. Il quartetto può muoversi senza che questo pesi sulle sue già deboli finanze. Sono il primo violino del quartetto d'Orno, Edoardo Zosi. Nel 2015 io, assieme a Liu Pelliciari al violino, Benedetta Bucci, violista, e Danilo Squitieri, violoncello, abbiamo formato il quartetto d'Orno. Ci siamo formati presso la Scuola di Musica di Fiesole e nel 2017 abbiamo vinto 3 premi al premio Paolo Bruciani. È una vita intensa di lavoro e di studio. Questa sera suoneremo il quartetto di Debussy e il quintetto opera 111 di Brahms con Simone Gramaglia. Per Archipelago 2019 ho scelto di trovare dei quartetti innanzitutto che non si fossero mai esibiti in Italia, tranne naturalmente per il concerto inaugurale dove avremo il quartetto Adorno, che è un quartetto giovane e che sta già facendo molto bene, sta suonando spesso in Italia, perché volevo dare la possibilità a questo progetto di essere subito internazionale. Questo creerà, io penso, delle collaborazioni bellissime, dare la possibilità a questi ragazzi di stare in un posto meraviglioso, perché anche qua ho le spalle, solo questo vale la pena di essere visto, e soprattutto di poter studiare, lavorare, ecco, una cosa importante, senza un docente esterno che dica cosa si deve fare o cosa non si deve fare o che dia una propria opinione. Il fatto di dare la possibilità ai ragazzi di esprimere le loro idee musicali, di collaborare fra di loro e poi anche, grazie alla collaborazione con Amadeus, di riascoltarsi.